Adesso stiamo a Domiz, che è il campo storico per eccellenza dei rifugiati siriani, e qui abbiamo la nostra psychosocial unit. Che tipo di problemi hanno soprattutto questi bimbi? Allora, inizialmente il problema più grande che si riconosce immediatamente è l'enuresis, cioè quindi che fanno la pipì a letto. Questo in realtà non è un problema fisico come molti invece i genitori pensano, ma è essenzialmente un problema dovuto a paura, fobie, ansie. Quindi è curare quella tipologia di problematica per poi in realtà curare tutto il resto. Per questo a volte facciamo proprio terapie familiari, perché in realtà chi è che ha il problema sono in realtà proprio i genitori anziché i bambini ne risentono soltanto. Quanti anni sono che operiamo qua dentro? Qui operiamo ormai dal 2012, esattamente da novembre 2012, e siamo stati i primi insieme a un'altra organizzazione a portare proprio il supporto psicosociale all'interno dei campi proprio.